Salve amici di YouTube, adesso volevo parlare di religione, più che altro di Dio. Iniziamo proprio dall'inizio. I nostri primi antenati, gli uomini preistorici, non siamo mai stati delle scimmie. Per me l'evoluzione di Charles Darwin è un falso. Quando eravamo uomini primitivi, che eravamo senza nessuna difesa, mentre gli altri animali potevano difendersi benissimo perché chi aveva le zanne, chi aveva gli artigli, chi aveva le corna, chi aveva il becco, chi era molto veloce, chi invece si poteva mimetizzare. L'essere umano invece non aveva proprio dei mezzi per potersi difendersi fin quando ha sviluppato un'intelligenza tale da poter costruire le armi, di cui le armi inizialmente erano costruite per difendersi e per cacciare, anche se oggi invece le armi vengono usate per tutt'altro modo, per ammazzare soltanto per farsi vanto. Dei bandi inutili di aver ammazzato qualcuno per credersi loro più forti, più onnipotenti, ma chi ammazza e chi uccide è un debole, chi fa le guerre altrettanto. Ma ora dovevamo parlare di Dio. Tempi addietro l'essere umano, da quando iniziò ad essere intelligente, iniziò a capire che qualcosa di ultraterreno, qualcosa di superiore doveva per forza stare. Si domandò come mai esistono tante meravigliose creature, ognuna diversa dall'altro, sia animali che vegetali che funghi. Iniziò a pensare come mai esistono terremoti, eruzioni vulcaniche, come mai esiste la pioggia, come mai ci sono i fiumi, i laghi, i mari. Perché ogni luogo è abitato da esseri viventi, l'essere umano iniziò a comprendere che ci fosse non qualcuno, ma qualcosa di più superiore a loro che aveva creato tutto. Questo da quando iniziò l'uomo a creare delle armi, degli utensili, degli abiti o delle case dove abitare. E così iniziò a pensare che ci doveva essere qualcosa di molto più elevato, ma non voglio mica essere molto ripetitivo. Iniziamo a dire che all'inizio amavano la madre terra, madre natura, questa scultura di una donna grassa con una faccia deforme e un seno molto grosso. Poi ogni civiltà iniziarono ad ammirare dei loro dei, come gli egizi, per esempio, che ammiravano i mostri dal corpo di un uomo e a testa di animale, e anche gli animali stessi venivano ammirati dagli antichi egizi. Pensate che ci sono molte coincidenze tra una religione e l'altra. O dopo, più in là, lo dico il fatto delle coincidenze religiose. Adesso volevo dire che i mesopotamici invece iniziano ad amare dei giganti rappresentati nei loro graffiti, nei loro bassorilievi, così come anche le altre nazioni dell'Oriente, non della Cina però, i persiani per esempio, che credevano in questi giganti che avevano costruito il tutto, i cosiddetti Anunnaki, e così come i greci e latini amavano gli stessi dei, però con nomi diversi. Però poi guardiamo un po' queste coincidenze, siccome sia i greci che i romani amavano gli stessi dei, che avevano gli stessi poteri, la stessa descrizione, però li chiamavano con nomi diversi. Adesso, ora vi faccio notare che tutti noi amiamo lo stesso Dio, sia i musulmani che i cristiani, che i mormon, che
gli ebrei, i cristiani ortodossi, i buddisti, i shintoisti, i confucianesi, confuciani, amano tutti lo stesso Dio, però ognuno lo chiama con un nome diverso. Iniziamo a parlare di un certo Mitra, di un certo Krishna, che hanno tutto a che vedere con Gesù Cristo. Le loro vite assomigliano tutte a quelle di Gesù, sia quelle di Krishna che quelle di Mitra. Confucio invece è più che altro un sapiente, ma anche Gesù era un sapiente, anche se non era mai stato a scuola. Confucio deriva dal buddismo, come il buddismo deriva dallo shintoismo. Ecco, questi shintoisti, i Sikh, le religioni orientali come il Taoismo, il Confucianesimo, il Buddismo vengono scelte come non vere e proprie religioni, ma filosofie di vita. Buddha dice che la vita è sofferenza. Buddha dice che dobbiamo fuggire a qualsiasi forma di sofferenza, non dobbiamo credere a nessun Dio perché secondo Buddha e i buddhisti ognuno è Dio di se stesso e dobbiamo credere in noi stessi e non nelle altre persone. La coincidenza è simile ma non uguale al primo comandamento dei cattolici, non avrai altro Dio al di fuori di me, vale a dire che il nostro Dio dice di amare soltanto Lui, mentre per i buddisti invece amano ognuno se stesso e hanno compassione per ogni essere vivente, però. Gli induisti invece, ognuno di loro crede che alla reincarnazione, se ti comporti bene, ti reincarnerai in un ricco oppure in una persona potente, mentre se ti comporterai male sarai uno storpio, uno zoppo, un cieco, un animale, anche se loro, gli induisti, hanno molto rispetto per tutti gli animali, mosche comprese, infatti non le scacciano ma se ne vanno loro per religio, per rispetto a questo essere vivente qua. La coincidenza è che anche gli induisti credono nella Santissima Trinità, solo che loro la chiamano il Trimurti. Andiamo a capire che cosa credono loro, questo Trimurti, il loro Dio. Credo di avere il libro qua. Del Trimurti induista, ecco, i buddisti pure loro credono nell'inferno, anche loro credono a un inferno pieno di fuoco e fiamme, di demoni che li maltrattano i peccatori, uguale come noi cattolici, mentre anche i musulmani credono così, solo che poi il paradiso dei musulmani non è come il nostro paradiso, perché loro il paradiso lo immaginano una lunga distesa di alberi, fiori e praterie molto verdi, mentre per noi è azzurro. Ecco, devo parlarvi ancora della Trinità induista, sì? Ecco, ora lo devo trovare. Diciamo subito che Buddha è la reincarnazione di Vishnu, mentre la reincarnazione di Buddha sarebbe proprio Krishna. Allora, non lo dice. Ah, ecco. Brahman, il loro Brahman come coincidenza al nostro Yahweh, Yahweh o Geova come alcuni dicono, sarebbe poi il Dio creatore di tutto l'universo e di tutti gli esseri viventi,
che gli induisti chiamano Brahman, che fa parte poi una della Santissima Trinità loro, della Trimurti, insieme a Vishnu, che sarebbe l'equivalente del nostro Gesù Cristo, Siva, ecco qua, Siva, Vishnu, Brahman. È la Trinità, il Trimurti induista, come per noi Padre, Figlio e Spirito Santo, che unisce tutte e tre. Allora, i musulmani discendono dai cristiani, perché anche nel Corano viene parlato di Gesù come un grandissimo profeta che veniva ad annunziare la venuta di un altro grandissimo profeta che è Maometto. I musulmani discendono dai cristiani come i cristiani discendono dagli ebrei. Infatti Gesù Cristo era un ebreo che poi fondò la sua religione, il cristianesimo, proprio perché lui era il figlio di Dio e anche perché non era d'accordo con alcune leggi giudaiche, vale a dire non era d'accordo con occhio per occhio, dente per dente, ma lui era un pacifista assoluto, proprio che voleva negare la violenza. Questo voleva Cristo. Gesù voleva assolutamente eliminare la violenza dal mondo. Anche se non è che proprio ci è riuscito, c'è ancora tanta violenza nel mondo, ma poi sappiate che quando ritornerà Gesù Cristo, poi salverà solo i giusti, convertirà i peccatori volendo, e chi non vuole proprio convertirsi, il mondo sarà distrutto con loro stessi. Confucio poi deriva da Buddha come Tao, anzi Tao, il Taoismo, come si pronuncia realmente, è solo l'insieme dei simboli dello yin e lo yang, che per loro bisogna essere equivalenti, né troppo buoni, né troppo cattivi, né troppo femminili, né troppo maschi, cioè maschi, tra l'equilibrio tra maschio e femmina, tra buono e male, tra i giorni e la notte, tra mare e montagna. Loro devono cercare una specie di un equilibrio che mette allo stesso livello tutti, nessuno è superiore all'altro, nessuno è inferiore all'altro. Coincidenza pure con il nostro insieme. Perché tutte le religioni vogliono la stessa cosa. Tutte le religioni credono, fanno credere in un Dio superiore che ha inventato, progettato e costruito tutto l'universo e tutti gli esseri viventi perfetti in ogni minimo dettaglio. Pensate che ogni capello è contato di quando noi siamo stati creati, ogni pelo della nostra pelle, ogni capello è contato. Perciò siamo perfetti davanti a Dio, anche se imperfetti davanti agli altri uomini. Quindi tutte le religioni hanno una coincidenza che negano tutti, quindi vi stavo dicendo prima che noi veneriamo tutti lo stesso Dio, anche che lo chiamiamo in nomi diversi. C'è anche una coincidenza tra Horus, che poi il Dio supremo dell'Egitto, anzi Amon-Ra è il Dio supremo dell'Egitto, che ha fatto un figlio insieme alla dea Iside, Horus, e molti egizi raffigurano la dea Isis, Iside, con in braccio questo loro dio, che è Ramos, che è poi l'equivalente della Sacra Vergine Maria, che ha in braccio il Gesù bambino. E si dice che anche Buddha è stato partorito da una donna vergine, però dice che gli è entrato Buddha nel ventre di Maya, che poi lo ha partorito e dopo che è diventato psicologicamente maturo, si è andato a isolare,
questo Buddha e a vedere persone sofferenti, anziani, ammalati, ha capito che la vita è una sofferenza. Allora, poi ci sono altre sottoreligioni che dipendono tutte dal cristianesimo, come ad esempio i Mormon, dei mormoni, di cui questo angelo che si è presentato a un certo Adam Smith si chiama proprio Mormon. E poi il New Age invece è una falsa religione che vuole solo spillarvi i soldi, un po' come quella di Astar Sharan. E anche i Sikh discendono invece dagli induisti, volevo dire quell'altra. Americana che vivono come nell'Ottocento, lì come vengono chiamati gli Amish, che è poi una sottoreligione che discende dal cristianesimo, solo che gli Amish vivono senza tecnologia perché secondo loro la tecnologia è demoniaca. Questo video racchiusa un'unica frase che amiamo tutti lo stesso Dio, ma lo chiamiamo ognuno con un nome diverso. E pensate che Adam Kadmon in realtà non è altro che l'uomo primordiale. E anche se non è vero che esistevano Adamo ed Eva, può darsi che erano solo una metafora, può darsi che esisteva quest'uomo primordiale che poi ha avuto una donna, ha fatto poi 100 figli, tra cui 50 maschi e 50 femmine, e poi si è avuto tutta la progenie degli esseri viventi, e cioè degli esseri umani, spargendosi poi per tutto il mondo. Ogni religione però crede nella creazione del mondo, ognuno in maniera diversa. Gli scandinavi credono che il Dio Supremo, facendo sesso con sua moglie, ha dato un po' di sperma sul pavimento di casa sua e si è avuto poi l'insieme dell'universo. Mentre per gli egizi dicono che l'universo è nato perché Amon-Ra si masturbò e creò così l'universo. Invece noi, i cattolici, credono che Dio a voce, con il suo verbo, creò il mondo e tutto l'universo. Bene, con questo credo che sia proprio tutto. Spero di essere stato chiaro in quello che ho detto, nello spiegare la religione e Dio, che amiamo tutti lo stesso Dio, ma che lo chiamano ognuno con nomi diversi. Con questo è tutto, un abbraccio dal Gran Mitico.